Una giornata tutta abruzzese quella di oggi per il ministro per le disabilità Erika Stefani, che questa mattina ha visitato la spiaggia accessibile Mare Senza Barriere sul lungomare Aldo Moro di Montesilvano. Ad accoglierla il sindaco della città adriatica Ottavio De Martinis, l'assessore comunale alle politiche sociali Sandra Santavenere, il consigliere delegato alla disabilità Giuseppe Manganiello e il responsabile dell'ufficio disabili Claudio Ferrante. Non è mancato un momento musicale ed il classico canto dell'inno di Mameli. Il ministro ha potuto apprezzare dal vivo la funzionalità della spiaggia, che rappresenta una delle eccellenze in Italia per l'abbattimento delle barriere architettoniche sulla spiaggia. Abbiamo qui di fronte a noi uno degli esempi di turismo accessibile sui quali abbiamo cercato anche di fare un investimento ulteriore con l'ultimo decreto, con il quale abbiamo stanziato anche dei fondi proprio per permettere a che le nostre spiagge, i nostri borghi, le nostre città siano il più aperte possibile. Dobbiamo fare entrare veramente tutti hanno il diritto anche di godere delle vacanze, di visitare le nostre città. Questo è uno degli esempi dove si vede come il mondo delle disabilità è bello. Non dobbiamo pensare a un mondo delle disabilità relegato a qualche corridoio, dell'INPS, ma non perché ce l'abbia con l'INPS, era soltanto un'immagine, ma dobbiamo pensare proprio come una grandissima famiglia, un grandissimo modo di interpretare la nostra civiltà stessa. Il PNRR ha stanziato più di 6 miliardi di denari che andranno a rimbalzare sul mondo delle disabilità in modo diretto o indiretto. Nel momento in cui rifai una stazione ferroviaria e la fai accessibile, tu stai dando una risposta anche al mondo delle disabilità. E in questi 6 miliardi ci sono anche delle parti relative a tutto il mondo dell'inclusione. Ecco, sulle barriere architettoniche sappiamo bene che molte città ancora oggi lamentano e purtroppo rappresentano delle difficoltà. E abbiamo adesso con il ministro Giovannini concordato un tavolo di lavoro sul quale vogliamo discutere del perché la normativa non ha funzionato, capire quali possono essere anche le soluzioni eventualmente ulteriori. È una questione di risorse, è una questione di norme, è una questione di volontà? E basta soltanto guardarci in faccia e dirci qual è il problema. Noi pensiamo al mondo green. E oggi le aziende, per essere anche competitive sul mercato, si fregiano anche di essere rispettose dell'ambiente, di avere un prodotto che sia non tossico, ed è un modo proprio per essere più accattivanti. Ecco, io spero e vorrei vedere un futuro dove le aziende, per sentirsi competitive, per sentirsi sul mercato, per sentirsi cool, dovranno essere disability friendly, dovranno non solo dare posto di lavoro. Noi sappiamo che c'è una normativa, la legge 68 prevede delle quote, non sempre sono rispettate, purtroppo. Troppo. Questa è anche una questione culturale. Ma oltre a quelle, sono belle delle aziende che creano anche posti di lavoro per le persone con disabilità, creano le condizioni per lavorare.